Ciao a tutti ragazzi, qui è Alec e oggi siamo qui per un nuovo episodio di 3 cose che non sai su Clash of Clans. Questo è il nono o decimo episodio, non mi ricordo assolutamente, lo vedrete comunque nel titolo. E è un po' che è iniziata ormai questa serie, ragazzi, calcolando che ne esce una settimana e che stiamo al nono o decimo episodio, diciamo che forse è un paio di mesi ormai che è in corso questa serie, che è la serie più seguita del mio canale, o meglio, quella sicuramente con più like. L'ultimo video abbiamo raggiunto gli ultimi due, mi sembra, i 2000 like, ne ho chiesti 1800. In questo video, ragazzi, ne chiederò 2000, vediamo se raggiungiamo anche in questo 2000 like. Ma non perdiamo altro tempo, iniziamo subito dalle curiosità. La prima è: per distruggere un municipio livello 10, impiega meno colpi un P.E.K.K.A. livello 5, un Re Barbaro livello 40 o un Mago Wizard livello 6? Quindi quanti colpi impiega? Chi è che impiega meno colpi? Per rispondere avete 3, 2, 1. Ebbene sì ragazzi, il P.E.K.K.A. a livello 5. Difatti il P.E.K.K.A. a livello 5 impiega solamente 6 colpi, ragazzi. Cioè 6 colpi e il municipio livello 10 va giù. Quindi questo vi dà un'idea di quanto una go wipe, se un P.E.K.K.A. riesce con un jump arrivare all'interno, 6 colpi e va giù. Calcolando che il P.E.K.K.A. ha anche diversa vita, sì, vulnerabile Tesla, ma comunque leva parecchio, ragazzi. Mentre il Re Barbaro al 40 impiega 17 colpi, ragazzi. Quindi la differenza è enorme. E un mago a livello 6 19 colpi. Quindi tra un mago a livello 6 e un Re Barbaro a livello 40 non è tanta la differenza, solo 2 colpi. Calcolando che il Re Barbaro è un eroe, e per farla a livello 40 devi sudare sangue e uccidere persone, perché ci vuole tipo una sbarra di resilo. L'ho fatto già vedere in episodi passati quanto ce ne vuole. Quindi la differenza è anche poca. Quindi i maghi al 6 sono veramente OP. Seconda curiosità: qual è la truppa con meno vita su Clash of Clans? Gli arcieri, i goblin o gli spaccamuro? A livello massimo, ragazzi, mettendo a livello massimo tutte le truppe, qual è quella con meno vita? Per rispondere avete 3, 2, 1. Gli arcieri, ragazzi. Scusate l'interruzione, purtroppo ho avuto un problema. E difatti, ragazzi, io non l'avrei mai detto, ma l'arciere all'elo 7 ha 48 HP e ha più vita un goblin all'elo 6, che ha addirittura 68 HP, 20 HP in più, contro gli spaccamuro che a livello 6 il loro massimo hanno 54 HP. Quindi io credevo all'inizio che i goblin avessero meno vita, e invece, con mia grande sorpresa, la truppa con meno vita su Clash of Clans, non solo tra questi due, ma proprio su Clash of Clans, è l'arciere. Detto questo, ragazzi, passiamo al troll della puntata. Perché la gente nei miei video fa caso più alla grammatica italiana che ai contenuti del video? Perché ultimamente, ragazzi, ogni volta mi fate vedere: ah, hai sbagliato la letterina i, è scritto così il congiuntivo, Alec qui, Alec là. Sull'ultimo video 30 commenti erano sul congiuntivo. Quindi lo fanno perché si divertono, perché sono BM senza vita, perché molti miei fan sono professori di italiano, che ho scritto Itaino. Itaino, ragazzi, guardate, sicuramente non sapevo scrivere italiano e ho scritto Itaino. Non è stato un errore di battitura, perché la mia tastiera di merda ogni tanto faila il cazzo di pulsante perché non so che cazzo ha, la devo ricomprare. No, perché io non so scrivere italiano, ragazzi, sono un ragazzino del Burundi. Brutti teste di minchia. La risposta comunque, ragazzi, è: molti miei fan sono professori italiani. A parte gli scherzi, ragazzi, cioè alla fine devo andare a pensare questo, perché porca puttana, che cazzo ve ne frega di farmi vedere il congiuntivo? Dovete farvi vedere che voi sapete l'italiano, che voi siete attenti a queste cose, che voi parlate correttamente. Cioè è un video di Clash of Clans a scazzo, fatto come guida, fatto per divertirsi, quello che è. Che cazzo serve un commento in cui mi fai vedere che in un cazzo di secondo io ho sbagliato il congiuntivo, o che in un video io ho detto tante volte cazzo? Cioè, che tu me lo fai notare nel commento, che cavolo di utilità ha? Bah, non c'ho parole. Comunque, detto questo, passiamo alla terza curiosità: chi ha più attacco per secondo contro singolo bersaglio? Sempre bersaglio, questa è un'altra cosa che mi fate sempre notare, bersaglio. Beh, ragazzi, quindi attacco per secondo significa damage for second, cioè non quanto toglie col singolo attacco, ma in un secondo quanto leva. Quindi, per esempio, un mortaio è fuori dai giochi, perché un mortaio ha un attacco per secondo di 13, ragazzi, bassissimo, perché comunque attacca tipo ogni 4 secondi, e quindi l'attacco base bisogna dividerlo per 4, in quanto in un secondo il danno poi è quello. Quindi danno per secondo contro un singolo bersaglio. Ha più attacco una torre al cielo livello 13, una torre inferno livello 3, un arco livello 4, arco X, ragazzi, ho scordato la X, porca merda. Quindi non fatemelo notare, l'ho notato anche io. Per rispondere avete 3, 2, 1. La torre arcieri livello 13. Non l'avreste mai detto, ragazzi, ma batte anche la torre inferno. La torre inferno ha un danno per secondo di 36. È vero sì che
questo è incrementale, nel senso, se non sbaglio, mano a mano che passano i secondi questo danno incrementa e a 4 secondi raggiunge una bordata assurda. Però è pure vero che nel primo secondo di attacco toglie più una torre arciere, perché toglie addirittura 98, ragazzi, se non sbaglio, addirittura la più alta per secondo. E secondo alla torre arciere è solo l'arco X con 80 e forse la Tesla, se non sbaglio, ha più di 80 o comunque intorno ai 90. Quindi danno per secondo la torre arciere dell'O13 è veramente devastante. Attacca molto velocemente rispetto magari anche un cannone che ha un danno per secondo intorno a 78-80, che comunque è basso perché spara molto più lentamente. Quindi stiamo parlando comunque di damage for second. Il lato inferno però ricordo che, se non sbaglio, il danno è incrementale, cioè aumenta mano a mano che lo colpisce e passa i secondi, aumenta poi comunque anche multiplo bersaglio, ma noi stiamo parlando di singolo bersaglio. Detto questo, ragazzi, l'episodio è finito, spero che sia piaciuto, vi sia intrattenuto, vi abbia fatto passare questi 3-4 minuti e divertendovi e facendovi scoprire cose, magari curiosità che non sapevate o comunque che vi hanno stimolato, insomma. Sono è un episodio, episodi, ragazzi, che servono semplicemente a intrattenervi un po', a farvi passare 3-4 minuti con cose di Clash of Clans. Ogni volta c'è il troll, ragazzi, che spero che poi piaccia o non piaccia, sicuramente a chi fa questi commenti che io ho criticato in questo video non piacerà. Comunque ricordatevi di lasciare un like, cerchiamo di raggiungere i 2000 like, ovviamente non vi obbligo, però mi farebbe piacere. Lasciate un commento, che fa sempre piacere, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, andate a vedere gli scorsi episodi perché sono tutti veramente molto belli, sono tutti piaciuti. Io lascerò il link adesso apparirà a schermo il link dell'episodio precedente, lì alla fine video troverete quello di quello precedente ancora e così via, fino a scorrere a tutti gli episodi. Comunque ricordo che c'è anche la playlist nel mio canale, da lì potrete vedere tutto. Una volta che vi siete iscritti, andate lì alla playlist e li vedete tutti insieme. E detto questo, ragazzi, per questo episodio è tutto. Un saluto da Alec, ci vediamo al prossimo episodio. Bella!